Corpus Domini quest'anno si arricchisce dell'infiorata. Avremmo voluto farlo all'esterno, ma le condizioni atmosferiche non ce l'hanno permesso. E allora direi che il primo grande risultato è aver messo insieme 11 realtà tra parrocchie ed associazioni della città che si sono messe poi alla ricerca di materiale, fiori, fondi di caffè. E in questa ricerca si è ottenuta una grande collaborazione, una grande sensibilizzazione su questa celebrazione importante per noi, per i cristiani, che è lo Corpus Domini. E sottolineo che vedere tutte queste persone così diverse, collaborare, ricercarsi, con questo entusiasmo, credo sia stato il risultato più soddisfacente che potevamo immaginare. E a giudicare anche dei quadri che abbiamo realizzato all'interno di Santa Maria Maggiore, con soggetti, potremmo dire, ispirati a volte direttamente al Vangelo, altre volte a quella umanità necessaria, direi che il risultato che abbiamo ottenuto è davvero, ci riempie il cuore di gioia. Merito dunque delle parrocchie, delle associazioni, ma anche dell'amministrazione comunale che ha voluto appoggiare questa iniziativa che è partita dalle chiese del centro storico.